Picaste, che cosa ci fai da queste parti? Inseguo una ladra. Si direbbe che tu abbia rubato la pietra di Neocle. Io sono Melitta. Sono una biologa ambientale, non una ladra. Neocle non ha alcun diritto su una fonte d'energia naturale come questa. Quella pietra deve valere molto se cerchi di rubarla. Sei di casta e non hai idea di cosa sia la fonte d'energia. Non hai intenzione di investire nel futuro delle nostre risorse. È semplice. Metti la pietra nel dispositivo di Neocle e sistemeremo i fiori. Non è la prima volta che Neocle tenta di bilanciare la popolazione floreale. Quando sono stati colti troppi fiori e le api hanno iniziato a morire, ha provato a impollinarli artificialmente. E quando ha iniziato a farlo, il suolo ha iniziato a impoverirsi. E quando il suolo... Sì, ho capito. Ma allora tu come sistemeresti i giardini? Non farei nulla. La natura ha provveduto a se stessa per eoni. Neocle deve smetterla di intromettersi. Melitta! Sei sempre stata diffidente verso questo progetto. Per te la civiltà non ha alcun impatto sull'ecosistema. Continuare a ripetere la stessa azione e aspettarsi risultati diversi è follia. Quando accetterai che la tua ipotesi è fallimentare? Fallimentare è inesatto. Ho semplicemente corretto la mia teoria dopo aver ottenuto risultati inattesi. Basta litigare, tutti e due! Hai ragione. Volevo distruggere la fonte d'energia per porre fine a questo progetto una volta per tutte. Ma la decisione spetta a te, Dicaste. E va bene, dammi la pietra. Porrò fine a questa storia una volta per tutte. Sei folle! Hai annientato le nostre possibilità di sostenibilità future! Credi in Gaia. La natura provvederà a se stessa se lo permetterai. Grazie, Dicaste. Hai fatto la cosa giusta. Forse non ne vedremo subito i benefici, ma i giardini guariranno da soli.